altro esempio, qui uno vede, qui ci vedete? Ma tanto l'arte si capisce da sola, entrate dentro e guardate. Sì. È chiaro, no? L'arte non si capisce. È ovvio. Cerche perché puliscono i peccatori. Ok. Un cavaliere che sembra essere il suo capo. Sì. Ma l'avete detto, un massacro, una punizione. Un massacro, una battaglia. Un massacro, non è l'entrata del tempio. Vabbè, comunque avete capito abbastanza, io non ci sarei arrivato. Perché il vantaggio dell'arte figurativa, riesci comunque a capire qualcosa di qualcosa. No. Attenzione, non è un massacro, non è un massacro, non è che hanno ammazzato 3.000 persone. Allora, l'episodio raccontato innanzitutto è un episodio dell'Antico Testamento nei Maccabei, per chi vuole andare a leggerselo. Secondo libro dei Maccabei 3,21-28. Il libro dei Maccabei, che come vi dicevo prima è per i cattolici, va bene, credo anche per gli ortodossi, per i protestanti e gli ebrei no, pur essendo un libro dell'Antico Testamento, dite a un ebreo questo è sacro, no, per me è apocrifo. Però vabbè, non ci interessa perché tanto questa è una chiesa cattolica, quindi va benissimo. L'episodio raccontato. Adesso qui io oggi sbaglierò parecchi accenti perché quando leggo li sbaglio sempre da buon lombardo. Il protagonista è un certo Eliodoro di Antiochia. Il nome greco vi ricorda una cosa, che era un regno, sostanzialmente probabilmente era un regno ellenistico. Sapete che Alessandro Magno conquista una grandissima parte del pianeta, poi muore e il suo regno viene spartito fra vari. E ci sono, come? No, non era satrapo, il satrapo era sotto l'impero persiano, sai. Uno dei suoi generali, tra l'altro anche in India c'è un libro di filosofia indiana che sono dei dialoghi tra il re, mi sembra che si chiamasse Menandro, lasciato da Alessandro, e un filosofo locale, per cui deve essere anche interessante leggerlo per i cultori della materia perché c'è il confronto tra le due. E quindi Eliodoro perché c'era un regno in Siria che era, e qui sbaglierò l'accento, dei Seleucidi, una dinastia, il re era Seleuco o Seleuco IV, Seleuco, allora l'ho azzeccato, e sostanzialmente dice a questo Eliodoro, senti, io questa gente che ha il Tempio a Gerusalemme mi sta antipatica, devono capire che non comanda il loro Dio ma qua comando io, e quindi vai a radere, a comunque a profanare il Tempio. Ora, Onia, non so se è giusta la pronuncia, però dato Isaia per concordanza, Onia era il sacerdote che aveva la responsabilità del Tempio, prega, è una situazione drammatica perché come capite il popolo ebraico è occupato, quindi non può invocare il proprio re, il proprio esercito, non c'è alcun'altra speranza che Dio, prega, e mentre Eliodoro arriva intervengono due angeli, che sostanzialmente lo pigliano a mazzate e gli fanno capire che non è il caso. Eliodoro a sua volta poi ucciderà Seleuco più tardi, quindi i cattivi potrebbero dire ma in realtà più che questo episodio è andato là, si è messo d'accordo con gli ebrei, non vi preoccupate, del sistema io il re, però poi divento il re io. Comunque questo è un quadro di... Ora, solito discorso, adesso che vi ho raccontato questa cosa, tra l'altro il libro dei Maccabei è scritto da un greco, scritto in greco da una persona molto, un ebreo molto colto, e l'opera è di Federico Bianchi, che è morto nel 1706, quindi è già un po' successiva alle opere che abbiamo visto prima. Affresco anche questo, poi un quadro. Affresco, che... sì, affresco. Si vede che le lezioni precedenti sono state metabolizzate, il controllo della prospettiva è totale, la ricerca nei vestiti e nella costruzione storica è molto più avanti rispetto a quelli che sono del Rinascimento. Non è l'opera principale di questa chiesa, però. Però comunque è strana perché è un episodio molto poco conosciuto.